lo stai chiedendo? Sì, a prescindere piace la musica, piace da morire la musica. E ho scoperto che il suo strumento preferito è il violoncello. Dici tu, oh, me l'hai scoperto? Perché ho fatto le prove. Gradisce anche il pianoforte, però il violoncello le piace di più, decisamente di più. Non gradisce moltissimo la chitarra. La chitarra classica soprattutto, non ce la faccio, è un mio limite. L'arpa non le piace neanche tantissimo, ma il violoncello le piace tanto. Devi sapere, io ho fatto le prove. Io ascolto tanta musica quando sono in casa, quindi c'è sempre musica in sottofondo a casa mia. E ho scoperto che a lei piace il violoncello, per cui le metto il violoncello. Tu considera che, per esempio, la sera quando io preparo per andare a letto, già loro sono, già nella loro cuccia, io metto un pochettino di musica. E lei col violoncello sorride. I gatti sorridono, eh? Lei col violoncello sorride e fa una tenerezza incredibile. Lois non è molto amante della musica. Allora, Lois piacciono le canzoni con le parole, ecco. Le canzoni. A Priscilla invece piace proprio la musica classica. Se io metto qualcosa, degli assoli di violoncello, delle suite di violoncello, lei lo gradisce. No? Niente, te lo volevo dire. Fai una prova anche tu. Ai gatti piace molto la musica. Eh? Io avevo Lennon, che era il mio gatto di tanti. Io ero ragazzina, io andavo ancora in conservatorio, che mentre io studiavo. O sedeva accanto a me sullo sgabello, se lo sgabello è pianoforte è un po' largo, no? O si sedeva accanto a me e ogni tanto allungava la zampa e schiacciava un tasto del pianoforte, oppure si coricava, io glielo lasciavo fare, cioè, oggi non glielo farei fare, però si coricava nella parte proprio esterna dei tasti e si coricava lì. Secondo me perché gli piacciono le vibrazioni della tastiera. Comunque, per esempio, a Priscilla piace quando suono l'ukulele, quando io accordo l'ukulele, lei si avvicina, appena sente che lo accordo, subito si avvicina e si viene a sedere accanto a me o davanti a me. Ma guarda che ai gatti piace da. Fai le prove, ora ti faccio vedere, ti stupiresti dalle cose che scopri con le vibrazioni. Io so perché le piace il violoncello, perché fa più vibrazione, ecco, è quella la cosa, però mi piace perché quando metto il violoncello le sorride. Allora, no, devo raccontare per forza una cosa perché, guarda, mi veniva troppo da ridere, cioè no, mi sono messa a ridere. Sono uscita a fare un pochettino di spesa e praticamente mentre stavo andando al supermercato, le presente di quelle persone tipo che si abbeccano, che discutono per strada, così, ecco, due in macchina, hanno avuto un piccolo alterco. E uno ha detto all'altro, uno scende dalla macchina, lei è uno strö! E l'altro lo guarda e gridando come se gli stesse per dire la cosa più brutta del mondo, gli ha detto lei è un poltrone. Cioè, io sono scoppiata a ridere, lei è un poltrone. Cioè, tu mi hai parlato della strada per strada e la risposta è lei è un poltrone. Ma che vuol dire? No, te lo giuro, io mi sento. Ero lì e li guardavo. Sei una strada. Poltrone! No, ragazzi. No, come. Non di... No, mi aveva fatto troppo ridere. Senti, ti volevo raccontare una cosa. L'altro ieri pomeriggio. Ho preso l'ultima capsula del caffè dicendomi ora più tardi vado a comprare il caffè, tanto devo uscire, vado da quelle parti dove c'è un centro commerciale dove vendono le capsule compatibili, tanto devo passare per forza, per andare dove devo andare devo passare per forza da là. Me lo sono dimenticato, ma completamente, totalmente. Torno a casa, entro in cucina, è vero. La scatola del caffè è vuota. Ho detto no, non è possibile. L'indomani mattina mi sveglio, zero caffè, ma neanche quello per la moca, niente, niente. Perché visto che praticamente la moca sono anni che non viene montata, veramente, il caffè che c'era in frigorifero, perché io tenevo in frigorifero, piano piano si è totalmente, ha perso l'aroma tutto, lo utilizzo tutto per farmi lo scrub al caffè per le gambe.
E poi adesso ho un pacco di caffè Ionia, sempre che uso per fare il mio scrub alle gambe, di quelli che costano tipo 99 centesimi, 250 grammi, che parlando sinceramente la moca è proprio una cosa terribile. Credo che sia Ionia, no, manco Ionia, chissà che cos'è, di quelli proprio, di quelli scrausi, ma io lo compro solo per farmi lo scrub per le gambe, solo per questo motivo. Per cui mi sono svegliata, zero caffè, ho detto no, non è possibile. Avevo ancora una bustina, ringraziando il cielo in quel momento, di Nescafè, quelle monoporzioni, che io me le tengo in borsa per quando sto fuori tutto il giorno o quando sono a casa e voglio qualcosa di caldo perché non posso bere il tè. Avevo quello, tappo il buco. Verso le 6 e un quarto scendo al bar e vado a prendere il primo caffè al bar perché stavo mi alzo presto. Verso le 8 meno un quarto vado a prendere il secondo caffè al bar, ok? Ieri sono stata fuori tutto il giorno, sono uscita, ho lasciato lo seminario, sono stata fuori tutto il giorno pensando, ora, prima di tornare a casa, mi fermo e compro un pacco di caffè, perché un pacco di capsule. Mi fermo e le vado a prendere compatibili, no? Eventualmente, anche che spendo di più, vado a prendere un pacco di caffè. Sono tornata a casa, non ci ho pensato. Stamattina apro gli occhi e dico, ora mi faccio un bel caffè che non ho. Ricapitolando, sono andata a comprare il caffè, l'ho preso al mini market, quello vicino, cioè quello delle, io lo chiamo il mini market and emergenze, che ha dei prezzi obiettivamente esorbitanti, e poi penso che lo Shonen praticamente la roba alla metà. Ho preso una confezione di capsule per caffè dolce gusto ardenza, 5,99 euro. Perché ho pensato adesso prendo la macchina, ma non ho un sacco di cose da fare, perché se ne va una mattinata per andare a comprare due confezioni di caffè, ho detto no, ma manco. Ho speso 6, praticamente 6 euro per le capsule del caffè, 6 euro. Non so se ho fatto bene. Poltrone, mamma mia. Comunque. Ma è più senza. Ma lo sai perché? Io mi sono confusa perché pensavo di avere un'altra confezione e invece era un pacco di pasta. Io ero arcicerta di avere il caffè, per questo mi sono ridotta così. E detto, ti dici, chissà quale grande problema. Ma guarda che è un problema per chi si alza presto al mattino e chi come me apprezza molto il caffè. È un problema. Poi vabbè, ieri andò a finire che poi alla fine credo di averne presi almeno 5-6, una cosa del genere, eh? Cioè, tutti offerti tra l'altro, che è stato bellissimo, ma no, niente caffè, ma è più senza, direbbe Enzo Miccio. Vabbè, mi sistemo la spesuccia e pranzo, c'ho una fame, mamma mia, mangerei. Ma pasta al forno, buona, pasta al forno. Quella del bar, però la fatta con quella del bar. Adesso è il periodo della giornata della memoria, ovviamente parlando dell'Olocausto. E in onda vanno tantissime testimonianze di allora ragazzi, oggi uomini e donne di una certa età che raccontano delle cose. L'altra sera sentivo la testimonianza di un signore che raccontava di come non riuscì a fare il bagno in piscina, che tu dici è una cretinata, ma guarda, immagina il trauma che quest'uomo ha subito per tutto quello che ha vissuto. Diceva di non aver fatto il bagno in piscina per praticamente tutta la sua vita, da quando ha subito quel trauma che non racconto in video. Ha fatto il bagno in piscina relativamente di recente per la nipotina. E dice di essere stato immerso in quest'acqua per pochissimo tempo ed essere uscito praticamente subito perché si è sentito male, ma guarda, guarda, lo sto dicendo adesso perché per adesso intanto ne stanno parlando un poco di più in questi giorni, ma poi in merito alla faccenda della nomina senatrice a vita di Liliana, 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 ah, non mi so fino al cognome.
Guarda, una cosa. Io credo che nessun libro mai possa descrivere le cose che hanno, cioè quello che hanno provato queste persone, altro che trauma, non è un trauma. I traumi, guarda, traumi in confronto sono niente. Queste persone sono state all'inferno, ci hanno vissuto nell'inferno queste persone. Una cosa sconvolgente, veramente sconvolgente ai limiti del credibile. Cioè, io a certe volte ho difficoltà a credere che possa esistere qualcuno che provochi del male fisico e psicologico e che abbia anche solo la voglia di fare certi test su qualcun altro di vivo. Cioè, io dico, perché una persona deve fare una cosa del genere? Non lo so, queste cose mi fanno bene a parlarne e fanno bene a non fare dimenticare quello che è successo. Altro che ci sono popolazioni o nazioni che o cretini, perché sono solo cretini, che fanno finta che non sia successo o sostengono che non sia successo. Ah, fatevi curare, persone, fatevi curare, veramente. Quanto mi piace guardare l'alba. Perché poi in mezzo ai palazzi non si vede, però. Proprio bello. Orzo e caffè, una sferzata di energia. Non è vero, no, per niente. Per niente, però mi piace. Vabbè, beh, tra l'altro è bello amaro come piace a me. Ho comprato. Aspetta, che te lo faccio vedere. Ma forse io in qualche altro video l'ho fatto vedere. Non lo so, penso di sì, perché lo compro spesso. Questo qua, l'orzoro. Orzo e caffè, c'è pure una puntina di cacao. Aspetta, dobbiamo beccare gli ingredienti. Dobbiamo io e la collettività. Orzo solubile, vediamo se si riesce a leggere. Aspetta, allora, macchinetta, dai, dai, su, 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 su. Ecco, hai visto, piccolina mia, le mancava la luce. Allora, abbiamo acceso la luce, abbiamo capito. Ci stiamo ritrovando, dai. Allora, orzo solubile, orzo e orzo maltizzato, dal dolciastro. Caffè solubile al 20%, segale, cicoria, cacao magro in polvere, aromi di non conosciuta natura. Aromi, io adoro, scrivo aromi, basta, potrebbero scrivere cose. Comunque gli devo dire, lascia stare le calorie, queste cose, io non le guardo tantissimo, gli ingredienti, ma ti devo dire, mi soddisfa abbastanza. Non è affatto una bella sferzata di energia, a dirti il vero, però sai che mi piace perché è caldo. Allora, questo si è freddato perché sono stata al computer sinora a editare, quindi è qui da un paio d'ore. No, non chiedermi a che ora mi sono alzata, è meglio che non me lo chiedi, però vabbè. Quindi è diventato freddo, adesso io aggiungo un pochettino d'acqua calda. Però tu lo sai quando lo metti, lo meschi, lo mischi. Oh, ah, Annalisa, sveglia, sveglia, sveglia. Lo metti e lo mescoli, si fa pure la schiumina, buono, buono. Poi ho comprato questi biscotti, anche questi sono sicura di averli fatti vedere. Questi qui sono Paolo Forti, sono vegani integrali. Non mi interessava tanto il fatto che fossero vegani, quanto il fatto che praticamente per fare questi biscotti si usano gli stessi ingredienti che potrei utilizzare io. E con questo vi faccio vedere l'ultima cosa e poi stacco. Guarda che angolino delizioso, aspetta, che angolino delizioso. Questo è un barattolo Benefit in realtà. È un barattolo Benefit dove c'erano cose dentro. Ecco, l'ho lavato e l'ho messo qua. Gli ho messo i biscotti. Io solitamente usavo una busta di Ikea, quelli con la zip. Guarda che angolino delizioso che ho fatto. Che meraviglia, guarda. Vabbè, ciao, mi vado a fare la doccia. Anzi, no, mi riscaldo questo e mi vado a fare la doccia.
Però aspetta ancora. Beh, sto facendo una parte lunghissima, non mi sto inquadrando neanche una volta. Guarda, meglio che non mi sto inquadrando perché veramente non la faccio. Allora, cioè, peggio del solito, non aggiungo altro. Allora, ho comprato questo questa settimana. Vediamo un po' come va. Ma perché l'ho trovato in offerta? Io non mi ricordo più quanto l'ho pagato. Comunque, in ogni caso, sai perché mi ha attirata rispetto a quello che faccio io a costo bassissimo a casa col caffè? Perché dentro ha la spirulina e cose, tra l'altro, cosissime, tra cui la spirulina, che io prendo cioè in altri modi le compresse di spirulina. Comunque, aveva dentro la spirulina e quindi, ma vediamo com'è, ancora non l'ho utilizzato, se ho tempo lo faccio questo weekend. Praticamente io questo vlog l'ho quasi finito di montare, mi sono accorta che io per tutto il vlog sono spettinatissima, quindi ci tengo ora a farmi vedere col coso in testa. Vabbè dai, i vlog sono... fammela passare, fammela passare. Va bene, oggi è domenica mattina, mentre il cane fa il serpentello, serpentello perché si mette di schiena sul tappeto e fa e cammina all'indietro, mi fa troppo ridere. Sembro Conti Carlo con questa fotocamera. Vabbè, vabbè, lo stesso. Mi sono alzata, non, cioè, ma come se non fossi mandata a coricare. Il punto non è questo. Ieri sera, seratona, ho visto C'è posta per te a singhiozzo, cioè non mi sono seduta a guardare C'è posta per te. C'era qua Canale 5 perché mi stavo guardando il telegiornale, poi mi facevo avanti e indietro, c'è stata pure Striscia la Notizia sottofondo, sono tutte trasmissioni, sinceramente io non guardo, c'era Canale 5 e facevo avanti e indietro, più che altro sono stata seduta al computer, tengo la TV accesa per farmi compagnia, certe volte, non sempre, sempre, sempre. Comunque ieri sera pizzichi e morsi ho visto C'è posta per te, e a un certo punto mi sono venuta a sedere qui, cioè stavo per spegnere. Ho visto iniziare una cosa e ho detto che carina sta ragazza e mi sono seduta, me la sono vista tutta. Io mi sono commossa. La storia dei due fratelli, fratello e sorella. Lei di una tenerezza unica, il fratello. Mi sono commossa. Cioè mi è scesa la lacrima, ho detto ma che tenerezza, ma che fratello d'oro che hai, ragazza, mamma mia, mi sono commossa. Non me ne vanto, non mi commuovevo tipo al 95, cosa del genere. Comunque, adesso mi sto sbrigando, prendo il serpentello, cioè ci andiamo a fare un giretto, andiamo dalla nonna e cose cosissime. Ci vediamo lunedì con un nuovo video che ho preso da uno dei canali più famosi del mondo, addirittura. Cose a fogliame largo per non dire con le pampine e poi con Casa Superstar, niente, cosissime. Da domani di nuovo ricomincio la settimana ringraziando il cielo, è lunedì. Io prima lo detestavo anni fa, lo detestavo, adesso invece lo adoro il lunedì, è straordinario il lunedì. Quindi ringraziando il cielo, domani è lunedì e ricomincio la settimana per tutti quanti. Quindi buon fine settimana, buona domenica o buon lunedì, buono quando tu lo guardi. Tutto buono e benedetto, avrebbe detto mio nonno. Ciao!